4 stagioni state insieme, speciale viaggio al centro della Terra. Beh no, non esageriamo insomma, però quasi, perché siamo a Forno di Quazzo, dico bene, in prossimità di una miniera. Di cosa? Di talco. Di talco. Oh no, cosa stai facendo? Sto preparando le lampade acetilene. Lampade acetilene, pericoloso? No. Corriamo rischi. No. Beh, ce l'hai i fiammiferi, eh? Pensavo che facessi il fuoco con i legnetti. Cosa fai? Sto baciando la lampada. No, cosa fai? Sturo il foro dell'acqua, perché sennò. Si è tappato. Tappato. Perché l'acqua deve cadere sul. Scende da questo ugello, cade sul carburo di calcio, oltre che sui miei baffi. E non esplode. Vediamo se l'operazione è successo. Funziona, praticamente sta colando. Abemus lampada, intanto le altre due funzionano, quindi insomma qualcosa ci vedremo all'interno della miniera. Vai. Praticamente l'acqua cadendo, vedi che fa un gas. Questo gas che vedete uscire, in realtà quando è chiusa non esce più libero, ma esce da questo ugello qua. Voilà! Siamo quasi pronti? Tieni il fiammifero, non si sa mai perché, Vabbè, allora parliamo della miniera. Allora, noi siamo dove innanzitutto? Siamo in questo punto, dove c'è segnato questo rudere, che è praticamente questo qua. Senti, e qui sono tutte le gallerie della miniera? Questa è la planimetria delle gallerie, qua abbiamo la sezione. È lunghissima. Sono 10 livelli di gallerie. Hanno cominciato a seguirli in discesa, quindi in tutta questa zona, lungo queste due discenderie, e sono andate avanti per tutto il periodo dell'Ottocento. Sono dimenticato di dire che hanno iniziato a lavorare circa metà Ottocento, a estrarre il talco lungo queste due discenderie e portarlo fuori a spalle da questa galleria. Una volta seguita una coltivazione artigianale della miniera in questa zona per tutto l'Ottocento, nel 1920-25 è passato tutto alla società talco e grafite di Milano, SIGET, che hanno costruito queste due gallerie più basse, che si chiamano gallerie di ribasso, per arrivare sotto il giacimento praticamente, no? Quello che più ci sta a cuore è mantenere questo patrimonio storico minerario, non facendo un museo, diciamo, nel vero e proprio senso della parola, inteso come un museo dove si vedono delle cose morte e ferme, ma avremo intenzione di poter far vedere come si lavora. Andiamo a vedere? Armiamoci, piccone ce l'hai. Sì, ah no, non serve. Come si scava? Con le unghie? No, dai. Con le unghie e con i denti. Vabbè, andiamo. Lampade. Olè. Allora, qui c'è la vena di talco. La vena di talco non troppo puro, questo che hanno seguito con questa galleria. In questo caso il talco è pizzicato fra due strati di micacisto, che è la situazione, diciamo, peggiore che possiamo trovare in questa miniera. Altre situazioni geologiche ci danno un talco più puro, in questo caso, come dicevo, non è un granché, comunque è stato seguito nella speranza di trovare, diciamo, una situazione migliore. E possiamo vedere questa vena che prosegue, quanto gli sono andati dietro con la galleria, cioè vedi che continua. Questo è sempre talco, anche se non è del più puro. Per la via al mondo. Mai. C'è Allora, questa è la ripiena, che non è una questione gastronomica, cos'è? Allora, praticamente qua possiamo vedere appunto la ripiena, nel senso che le zone di miniera che non servono più perché sono gallerie, dove ormai i filoni si sono esauriti, vengono e venivano usate come deposito per i detriti. L'intasamento di queste gallerie ha due scopi, cioè oltre a quello di non portarli fino fuori, anche di consolidare dei vuoti che sarebbe assurdo lasciare lì, ovviamente riempiendoli si consolida. Qua possiamo ancora vedere le sezioni dei fori da mina ormai esplosi, quindi è rimasta solo metà. Come potete vedere sono relativamente corti e molto vicini, perché qua si usava polvere nera con un potere di rompente, diciamo, minimo, quindi bisognava fare tanti fori. E soprattutto non erano molto lunghi, perché questa perforazione avveniva a mano, quindi si faceva quello che si poteva. Qua, noi ci proviamo, dove? Lì sotto? Qua, Qua possiamo vedere un altro foro da mina, sempre in sezione, dove si può ancora,
dove si può ancora vedere come veniva fatto il borraggio del foro. Cioè, per borraggio del foro si intende l'intasamento della parte di foro non impegnata dall'esplosivo. Voilà, ecco, se stai uscendo da un pozzo. Sì, questo è... È un buco, dice, ma come? Si chiama buco? Questo è un pozzo di ventilazione, anzi fornello per l'esattezza, che è stato costruito, diciamo, nel 1925, quando ormai questo piano non serviva più come miniera, ma veniva usato come canale di ventilazione, appunto. Nel senso che per areare bene tutti i diversi livelli della miniera si sono fatti questi pozzi di comunicazione fra un livello e l'altro, in modo che si crei una corrente d'aria dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso a seconda della temperatura, e aiuta, diciamo, alla circolazione in miniera dell'aria, che è indispensabile perché ovviamente quando si fanno le volate con l'esplosivo qui sotto si crea un polverone e una quantità di gas notevole, per cui è indispensabile ventilare la miniera. Nacque l'aria condizionata. C'è lì dentro ancora una mina? No, parliamone. No. Qui siamo su un fronte di scavo, qua possiamo vedere ancora come venivano disposte le mine in questo periodo. Allora, tanto per cominciare posso dirvi che qua l'avanzamento per ogni volata, per ogni sequenza di esplosione era di circa 25 cm. Si faceva una volata al giorno, quindi si avanzava con questa galleria di 25 cm al giorno. Grosso modo. Qua le mine venivano disposte, inclinate a 45 gradi verso l'alto. Praticamente potete ancora vedere qua fuori che sono rimasti, cioè in sostanza si preparava una serie di mine qua, 1, 2, 3, tre fori inclinati a 45 gradi qua, poi altri tre qua sopra, se ne vedono ancora le tracce della volata precedente, no? Puoi vedere una traccia qui e una qui. Ovviamente queste mine venivano fatte esplodere con una certa sequenza per fare in modo che si creasse un vuoto in un primo punto e tutte le altre si sfogassero verso questo vuoto, cioè un punto di rottura in sostanza. Quindi, ritornando alle mine che c'erano qua, si facevano esplodere prima queste tre qui, una, due, tre, che essendo inclinate facevano leva su questa parte di roccia, quindi la tiravano fuori. Successivamente le tre sotto di rilevaggio, si chiamano, che vanno a formare il pavimento. E, sempre con la stessa sequenza, questa fila sopra, questa sopra, questa sopra ancora. Tutta questa sequenza ovviamente veniva fatta usando delle micce di lunghezza diversa. Nel senso che si mettevano le micce più corte alle mine che dovevano esplodere per prime, man mano più lunghe a quelle che dovevano esplodere dopo. Ovviamente con l'accortezza di metterla più corta, abbastanza lunga per avere il tempo di allontanarsi. Pietro Micca, Docet. Qui siamo più comodi, lampadari, soffitto alto, come mai? Qui abbiamo, diciamo, cambiato epoca come lavori, cioè siamo passati dai lavori ottocenteschi, quindi gallerie molto piccole, fatte piccole ovviamente per contenere al massimo la fatica, in quanto lavorando a mano ovviamente bisognava cercare di fare il minimo indispensabile. Qui siamo in una galleria costruita nel 1964-65, quindi con tecniche decisamente più moderne ed è decisamente più ampia, più agevole. Anche perché qui c'era un sistema di decovil, di ferrovia, per portare fuori il minerale, quindi c'era bisogno di fare... Quello che vediamo nei film. Esatto, che vedremo un po' più avanti. Noi stiamo percorrendo un po' la ferrovia al contrario. Ecco, di qua partiva la ferrovia e usciva fuori. Ecco, qua siamo sul fronte di scavo. Qui per ogni volata si avanzava di un metro, riuscendo a fare, diciamo, due volate al giorno. Quindi possiamo pensare a 2 metri di avanzamento al giorno contro 25 centimetri di sopra. La tecnica di perforazione qui è ad aria compressa, non più manualmente come sopra. Il tipo di esplosivo usato è dinamite invece che polvere nera. Allora, qui ci immergiamo nel vecchio West. Qui possiamo vedere il classico quadro di legno da miniera, cioè proprio quello tipico, come dicevi giustamente. I fumetti. Ecco. Questo sistema, diciamo, di puntellamento è fatto con molta accortezza, perché potete vedere questi incastri qui, che sono fatti, cioè, molto ben studiati, fanno sì che questo tipo di cavalletto resista bene alle spinte sia verticali che laterali.
è una doppia sedia praticamente incastrata che fa in modo che in tutti e due i casi di spinta non si apra questo sostegno. Ed è una cosa estremamente collaudata dagli antichi minatori, quindi vi assicuro che funziona molto bene. Allora, quella cosa lì verdina chiamasi talco. Sì, quella cosa verdina è talco e si può vedere la vena molto pura ed è bellissimo proprio perché è praticamente come si estrae si può subito macinare e usarlo perché in questo punto è talmente puro che non ha bisogno di essere comunque raffinato in nessuna maniera. Cioè, insomma, quando loro trovavano un posto così facevano dei salti di gioia. Esatto. Non saltavano tanto alto, comunque saltavano. E poi ce n'è una vena abbastanza ampia, e infatti tutti questi che potete vedere qua, tutti i blocchi di talco, sì, puro, che veniva caricato e portato fuori e poi lavorato. No, qui hanno inventato il passo del leopardo, no? No, non esattamente, qui è una galleria dove lavoravano e di ricerca, praticamente facevano questi fori molto molto piccoli, queste gallerie molto piccole proprio per andare a vedere se valeva la pena di seguire la vena in quella direzione oppure no. Quando si dice che il proprio lavoro è sempre meglio che lavorare in miniera, c'è una ragione. Il povero conduttore è venuto qua, ma guardate, sono le date di coloro che hanno lavorato qua. 1936, per esempio, lì sotto, 1960. È un po', come dice il buon Alberto, il libro mastro della miniera, eh? E ce ne sono anche di antecedenti più giù. Aspetta un po', cosa c'è scritto qua? 1904? Sopra 1900 anche. Bella la vita in miniera. Oh, fino a qua ci siamo arrivati. La prossima puntata vi porteremo ancora, se ci riusciamo, più in profondità.